Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo tornati col fantacalcio, lo so, la grande assenza. Siamo ancora alla giornata 16 e ne ho tipo 4 da recuperare. E farò una recuperata ragazzi, cercherò di mettermi in pari il prima possibile. Comunque ragazzi, questa giornata sarà molto particolare. Vi vado a leggere i risultati del fantacalcio reale. Che recitano: Ci salute 0, Squarta Praga 2, FC Roma 2, I Raccattati 2, attenzione, e Aston Villa 3, Blaugrana 3 ragazzi. Quindi tutto in bilico. E vado a leggervi anche la classifica che è venuta fuori dopo questi risultati. Squarta Praga che conduce a 45 punti, FC Roma che è secondo a 43 punti, AC Salute 42, Aston Villa 36, quindi il gap è stato un po' colmato, Blaugrana 29 e Raccattati a 17. Ragazzi, veramente di non perdere tempo e andare a giocarcela su FIFA. E dalle stadio Wanda Metropolitano di Madrid va in scena la prima delle tre partite che vi porto appunto ogni maledetta domenica. Potrebbe essere appunto il titolo famoso del film. Ed è AC Salute contro Blaugrana, ragazzi. Però l'AC Salute indossa la maglia bianca poiché il Barcellona, la cresta del Barcellona non offre grandi possibilità, poiché la seconda maglia è rosa e la terza è nera, la seconda è nera e la terza è rosa, quindi si confonderebbe un po' tanto con il rosso nero della maglia del Milan. Ecco qua ragazzi le formazioni in campo, ovviamente giocatore del Rendocchio Cristiano Ronaldo dello Squarta Praga, neanche a dirlo. Ecco le squadre sul terreno di gioco. Adesso dovrebbe farci vedere la grafica, le formazioni. Qua intanto Immobile, Berardi, questo mi sembra sia Djuricic, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, oddio questo chi è, non è da, comunque Bonucci, Milenkovic, Szczęsny, penso sia Gagliolo se non vado errato, o Izzo. Adesso comunque andrà la grafica a illustrarci tutto, tanto Insigne, Minashuk, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Quale formazione? Leggo prima ovviamente i panchinari come sempre per la C-Salute: Strakosz, Insigne, Masiello, Palomino, Perisic, Pandev e Manolas in panchina. Da Roma in porta Hernanez, De Vrij, Romagnoli difensori, Insigne, Casillas esterni, che si fra le mediani, Mirachuk trequartista e Lukaku, Lautaro Martinez le due punte ragazzi, che hanno cambiato colori. Sono passati dall'altra parte di Milano cambiando così formazione. Tendiamo la formazione appunto dello Squarta Praga appena possibile, eccola qui. Leggo ovviamente prima i panchinari: Dragoschi, Izzo, Sagic, Castrovilli, Frari, Pereira, Boga in campo, Szczęsny in porta, Bonucci, Cricito e Kumbula compongono la difesa, Çalhanoğlu, Mkhitaryan esterni, De Paul mediano, Djuricic trequartista, Ronaldo e Berardi esterni e Immobile punta centrale. Comincia qui il match con Lautaro Martinez. Minuto undicesimo, Lukaku tenta la botta, ribattuta. Trentesimo, De Paul ancora, dentro per Berardi, sinistro Donnarumma, benissimo in angolo. Bello il sinistro di Berardi, altrettanto pronto il numero 99 rossonero. Si va al 33esimo, che sì, Minashuk, lunga verso Castieco, galoppa Casieco, sinistro, bravissimo Szczęsny a mettere in angolo, due portieri che si sono a turno esaltati con delle parate, ovviamente quello di Szczęsny con il coefficiente di difficoltà un pochino più alto, e manda in angolo il tiro di Castieco. 41esimo, che sì, Palombella verso Toro Martinez, di semi rovesciata, Szczęsny in posizione regolare e comunque Szczęsny fa sua. 43esimo, Froler, Lautaro Martinez, sinistro ancora il portiere polacco a metterla in angolo ragazzi,
prestazione finora veramente incredibile del numero uno in forza la Juventus, che si distende e manda all'angolino questo pallone. 49esimo calcio di punizione per il Blaugrana, e va a batterlo ovviamente Hakan Çalhanoğlu, dato che Ronaldo è solito, come sappiamo, piantarla in panchina. Scusate, in panchina, in barriera. Comunque va Çalhanoğlu, molto lontano, parte col destro e Donnarumma la blocca senza problemi. 52esimo Castiglieco, che Lautaro dentro per Castiglieco, palla alta, tiro veramente sbilanciato del numero 77 della Cisalute, in realtà il numero 7 del Milan, perché in questo caso il 7 è di Ribéry, palla veramente alta, tutto facile per Szczęsny, che la guarda. Che sì, al 67esimo, che sì, ancora dentro per Lukaku, destro che non è neanche il suo piede, fulmina Szczęsny ed è 1-0 per la Cisalute. Segna, esulta come sempre con la piroetta Romelu Lukaku, che progredisce nella classifica marcatori e si porta così a ben 7 gol e agguanta Muriel in testa alla classifica marcatori, perché prima era a 6 e adesso si porta appunto a 7 con un rigore, e agguanta Luis Muriel. Quindi attenzione a questa sfida per diventare il capocannoniere. Romelu Lukaku, un gol, in realtà 7 ormai in questo fantacampionato su FIFA. 78esimo, Lukaku dentro benissimo per Perisic, profondo, che sì, che d'ignoranza, di sinistro, batte Wojciech Szczęsny e segna il suo quarto gol stagionale, ragazzi. Che sì, che sia nella realtà che qui, sta veramente facendo vedere le sue doti straordinarie. Palla dentro, sinistro fulmineo di Frank, che sì, che brucia in velocità Bonucci, lo anticipa e fa gol del 2-0. Tra l'altro, ragazzi, ha Cisalute che viene da un 3-0 e da un 1-0 con lo Squadra Praga, e in realtà nel fantacalcio reale non ha mai vinto contro la formazione che veste i panni del Barcellona. Quindi, ragazzi, è sempre stato uno scontro almeno finora a 3 punti a testa per ogni turno giocato, perché sappiamo che le squadre sono poche, sono 5, sono 6 scusate, in tutto il campionato. 82esimo, Lautaro Martinez, ancora lì la palla, cross dentro verso Lukaku, che schiaccia Szczęsny, se ne trova tra le mani. Dopo 4 minuti di recupero, ragazzi, la partita finisce con il risultato di 2-0 per la Cisalute, che raggiunge Squadra Praga in prima posizione a 45 punti. Poi troviamo FC Roma a 33, Astorbilla a 36, Blaugrana a 29 e Raccattati a 17. Ma ragazzi, ovviamente tutte le altre 4 squadre devono ancora giocare questo turno. Qua, che sì, un tentativo, un gol molto molto freddo sotto porta il numero 79. Si va così avanti e si va al secondo match, che si giocherà, ragazzi, su PES, ed è esattamente FC Roma contro i Raccattati, perché non aveva panchinare a sufficienza una delle due squadre, sicuramente la FC Roma, per poter disputare questa partita. Quindi, ragazzi, si è giocata appunto su PES. Ecco le squadre che scendono in campo. Allo stadio che dovrebbe simulare il Camp Nou, perché c'è sia il Camp Nou che il Camp... No, questo è proprio il Camp Nou vero, mi pare. Vabbè, insomma, Silvestri in porta, De Boer, Skriniar, Smalling, difensori centrali, Barella, Politano, Sterling, Derun, Zielinski, Mejani, Gio Pedro, dietro a Belotti e Zapata. No, questo non è il Camp Nou, è uno che gli assomiglia veramente tanto. Comunque, Raccattati con Cragno in porta, Biraghi, Lazzari, Terzini, Maximovic e Di Lorenzo centrali, Caicedo e Zaccagni esterni, Nainggolan e Bentancur centrocampisti centrali, Vlahovic e Lasagna le due punte. Va Belotti a battere il calcio d'inizio. Nainggolan per Vlahovic, sinistro, palo
è ribattuta in rete al quinto minuto. I raccattati sono già in vantaggio con Dusan Vlahovic. Fulmineo, veramente fulmineo questa partenza. E Dusan Vlahovic mette dentro la rete dell'1-0, prima rete tra l'altro stagionale per l'attaccante. No, prima no, mi sembra seconda, se non vado errato. Sì, seconda rete stagionale per il numero 9 dei raccattati. Qua difende benissimo la palla Bentancur, la passa da Nainggolan, che la trova insomma dentro Vlahovic, che prima prende il palo e poi corregge in rete tutto solo, e fa così gol dell'1-0 per i raccattati, che sbloccano subito la partita, fanno veramente sul serio. Al 7 minuto palla dentro per Lasagna sinistro, Silvestri monumentale, poteva avanzare anche un pochino di più, si divora il 2-0. 13esimo, va il cross barella verso Smalling, traversa e poi la palla rimane lì spazzata da Lorenzo in angolo. Bellissima azione dell'FC Roma, però c'era a fare i conti con un portiere chiamato Alessio Premio. Qua rivediamo chi era, sì, mi sembra Barella forse, insomma Politano per Zapata, destro, palla fuori. Continua veramente l'assedio dell'FC Roma, che tenta in tutti i modi di poter raggiungere almeno il pareggio. Qua ci prova con Duvan Zapata, però il tiro è spreciso e coglie l'esterno della rete. 15esimo, Vlahovic dentro per Caicedo sinistro monumentale, Atebur che la devia in calcio d'angolo. Non è proprio il ruolo, diciamo, prediletto di Atebur questo, però purtroppo i giocatori a disposizione sono quelli. Barella dentro verso Smalling, che salta più alto di tutti e la insacca. Al 18esimo pareggia l'FC Roma, prima rete stagionale per Chris Smalling, che risponde al gol di Vlahovic. Partita veramente già piena di occasioni e la partita non è neanche a metà, non è neanche a un terzo, e già qui si fa veramente sul serio. Rivediamo questa palla per Barella, che da esterno va crossa dentro, posizione regolare di Smalling, tenuto in gioco da Biraghi, e gol dell'1-1. Rivediamo cross di Barella appunto, e il difensore inglese stacca più alto di tutti e fa gol. Perdonatemi ragazzi, è un po' tardi la notte adesso. 30esimo, Biraghi ancora va dentro, però trova solo Silvestri. 31esimo, Politano dentro, clamorosa occasione per Belotti, che si mangia in maniera veramente assurda il gol del 2-0, del 2-1 scusate. Gio Pedro dentro, rivediamolo per Politano. Qua non è un errore da Belotti questo. 46esimo, Caicedo, Biraghi, siamo nel recupero, Biraghi va dentro, trova Silvestri invece che Vlahovic, si va alla ripresa. Subito 46esimo, parentro per Lasagna, che ha un'altra opportunità, questa volta però Silvestri lo anticipa in uscita, si è fatto buio. 61esimo, ancora Barella che va dentro verso Duvan Zapata, che schiaccia leggermente fuori dalla porta. Ancora l'FC Roma che prova insistentemente a cercare il gol del vantaggio, ma non ancora a trovarlo. Rivediamo qua tutto, Duvan Zapata che schiaccia, però la palla è fuori. 64esimo, Barella, Derun dentro, non si sa se fosse un tiro o un cross, comunque la palla raggiunge Alessio Cragno. 65esimo, Vlahovic ancora dentro verso Kevin Lasagna, che fatta questa testa con Skriniar, poi ancora Lasagna, palla fuori. Qua venne veramente trascinato dalla mega grafica di PES e l'invio dal fondo per appunto Marco Silvestri. Mi spera qua Kevin Lasagna, attaccante allora del Udinese. Poi qua c'è un fallo di Lazzari su Gio Pedro, calcio di punizione per l'FC Roma. Qua si lamenta il capitano Lazzari,
dice io non ho fatto niente, ma in realtà il fallo è veramente evidente. Calcio e punizione che va a battere Politano, non è proprio indicato per battere le punizioni, però vabbè, va Politano dentro e trova Cragno e tranquillo e beato. Dal 71esimo si passa all'83esimo. Gio Pedro per Duvan Zapata si gira sinistro, bravissimo Bentancur a mettere in calcio d'angolo. 84esimo, poco dopo, Smalling dentro la palla, Gio Pedro, grandissima cosa, Gio Pedro, monumentale Cragno che salva il risultato. Si sta veramente mangiando le mani l'FC Roma. 86esimo, Gio Pedro dentro per Belotti, destro, palla fuori di nulla. Ma quante occasioni sta sprecando l'FC Roma, che tra l'altro aveva già fatto una partita due turni fa contro i raccattati, dove veramente hanno massacrato Cragno di tiri e il gol non è arrivato. In questo caso è arrivato, ma devono fare i conti anche con il gol di Vlahovic. 90esimo, Caicedo dentro per Lasagna, un'altra occasione, Lasagna, sinistro, e questa volta è Silvestri a immolarsi. 91esimo, palla ancora dentro verso Duvan Zapata, esce Cragno e la fa sua. E su rinvio l'arbitro decreta la fine della partita, ragazzi. Partita che a mio avviso meritava assolutamente più gol. Squarta Praga 45 punti, AC Salute 45 punti, FC Roma 44, Aston Villa 36, Blaugrana 29, Raccattati 18. I Raccattati, ragazzi, che si trovano a 11 punti da poter almeno sperare nel fare una rimonta, ma poter risalire una posizione. Si va al terzo match, ragazzi, che è quello tra Aston Villa e Blaugrana, alla Metropol Arena, stadio ovviamente generico di PES. E insomma, interessante questa divisa dell'Inter, che fu quella che usò nel derby vinto, mi sembra 3-2, sì, nella stagione 18-19, che era la maglia che commemorava tipo i 25 anni con Nike, mettendo un po' di mischione di maglie usate negli ultimi anni dalla formazione nerazzurra. Comunque sia, ecco quale squadra in campo. Attendiamo la lettura delle formazioni. Nei precedenti, ora viene in mente da pensare, il primo fu vinto dalla Aston Villa, mi pare 3-2, se non vado errato, o da Blaugrana, non mi ricordo, ragazzi. Comunque Aston Villa in campo con Handanovic, Gosens, Toloi, Hakimi, difensori centrali, Musabarro e Chiesa esterno, Catelli mediano, Brozovic, Milinkovic, Savic dietro a Caputo e a Simeone. Era veramente l'unica formazione possibile. Blaugrana in campo con Gollini in porta, Acerbi, De Ligt e Tomiyasu, difensori centrali, Young e Kulusevski esterni, Pellegrini, Luis Alberto, centrocampisti centrali, Fabian Ruiz dietro a Iličić e Paulo Dybala. Eccolo qua, Josip Iličić, ragazzi, ecco qua anche Achraf Hakimi e Dejan Kulusevski, Brozovic. E si può partire, dovrebbe battere Simeone il calcio d'inizio, esattamente così. Subito al terzo minuto, Barro che va al cross dentro verso Simeone, palla che esce di niente, ragazzi. Simeone match winner contro lo Squarta Praga 2 o 3 episodi fa. Qua bellissima questa palla di Barro, anticipa Simeone De Ligt, ma la palla va fuori. Iličić qua pasticcio difensivo, poi risolve Hakimi al sesto minuto. 11esimo, Kulusevski, Luis Alberto dentro, lunga verso Dybala che stoppa, si allunga troppo il pallone, Handanovic ha tempo di uscire e mettere il pallone in calcio d'angolo. Vediamo se ci fa vedere il replay, esattamente così, palla lunghissima di Luis Alberto, esce Handanovic e non solo, riesce anche a prendersi una rimessa dal fondo, determinantissimo veramente Samir Handanovic. 20esimo, Simeone, Milinkovic, Savic da appena fuori area, troppo centrale, telefonato, para Pierluigi Gollini. 23esimo, Luis Alberto per Dybala, Iličić contrastato da Toloi, palla che finisce nelle mani di Handanovic. 25esimo, Simeone pallonetto verso Caputo verso Simeone, però la palla va nelle braccia di
Gollini. 29esimo, palla dentro ancora verso Gollini, che la fa sua un'altra volta. 30esimo, Luis Alberto dalla bandierina, corto per Dybala, ancora Luis Alberto, ancora Dybala, ancora Luis Alberto, va il cross verso Ilicic, la palla destinata fuori, ma Handanovic per sicurezza la blocca e rinvia. 41esimo, Dybala dentro per Ilicic, grandissima occasione, calcio di destro, parata non così difficile per Handanovic, più che altro poteva tranquillamente avanzare. La ripresa, cross verso Barro, che aggancia in area, Barro, cross, traversa di Caputo, veramente assurda, vicinissimo al vantaggio la Stombirra. 51esimo, Toloi profondissimo verso Caputo, trova Gollini però c'è posizione fuori gioco di Caputo, netta tra l'altro. 31esimo. Le immagini ci portano a questo fallo di Young su Chiesa, fallo un po' strano che comunque decreta calcio di punizione, che va a battere Brozovic dentro verso Milinkovic-Savic, una mischia, e alla fine palla in calcio d'angolo. Poi c'è questo fallo di Fabian Ruiz su Locatelli che non cade, comunque l'arbitro decide di decretare calcio e punizione, a me pare più uno spalla a spalla questo, comunque calcio e punizione che va a battere Milinkovic-Savic. 55esimo, parte Milinkovic-Savic e tira una sassata che finisce in porta, vantaggio per la Stombirra, segna Milinkovic-Savic. Giornata ragazzi veramente povera di gol, perché questa è solo la quinta rete a cui assistiamo in questa giornata, veramente curioso. Siamo stati abituati anche tipo a 15-20 gol in una singola giornata, qua ragazzi non è così. Comunque partite che regalano lo stesso emozioni, forse questa però è quella che ne regala di meno, però trova il gol più bello della giornata, forse anche il gol più bello dall'inizio del campionato, lo segna Milinkovic-Savic su punizione, veramente una bordata assurda, Gollini non la vede neanche partire. 56esimo, reazione dei Blaugrana, Young dentro verso Dybala, esce Handanovic anche perché lo stava tenendo benissimo Hakimi. 57esimo, Kulusevski va il cross dentro, trova ancora una volta Samir Handanovic. 58esimo, Ilicic, un'azione per minuto, rovesciata, palla fuori e rinvio dal fondo per Handanovic. Ilicic anche qui poteva magari stopparlo. 59esimo, Barro dentro, esce di pugno Gollini, ma ancora Barro bloccato. 88esimo, Kulusevski, la palla dentro, esce di pugno Handanovic, esattamente come Gollini prima, nel recupero Fabian Ruiz dribbla tutti, Fabian Ruiz sinistro, palla al lato. Ok, non ha che abbia avuto nel secondo tempo grandissime occasioni il Blaugrana, vittoria a mio avviso meritata, anzi secondo me un 2-0 ci stava pure per la Stombirra. Quasi spera Fabian Ruiz, forse di meglio veramente non poteva fare. Finisce qua ragazzi la partita, a Stombirra batte Blaugrana 1-0 e questa è la classifica, Squadra Praga 45, AC Salute 45, AFC Roma 44, a Stombirra 39, Blaugrana 29 e raccattati 18 punti. Squadra Praga e AC Salute che fanno 3 a testa. FC Roma e raccattati che fanno 2 a testa, mentre Blaugrana fa 1 e a Stombirra fa ben 4 punti su 6 a disposizione. Quindi la squadra che tra tutte è riuscita a fare più punti in questa giornata. Detto questo ragazzi, vi ringrazio della visione, lasciate like al video, iscrivetevi al canale che per me è molto importante. Ci vediamo presto con veramente un'altra caterva di video che sta per arrivare. Grazie della visione ragazzi e a presto.